Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family. Benvenuti ad un nuovo vlog direttamente dall'Italia, direttamente da Trieste. Sono a casa di mio papà, che si è nascosto quando filmò. Papà, saluta. Ah, non parlo con tutti oggi. Ah no? Perché? Sì, ciao. Ciao. Buongiorno, ciao. E sono qua e sto aspettando in questo momento il tattoo artist che verrà a farmi... Inizialmente era uno, ma oggi sono diventati due tattoo. E visto che mi avete... Adesso non ve li farò vedere il risultato, perché ovviamente appena fatti non è bellissimo da vedere, ma poi una volta che saranno guariti vi farò il video dedicato qui su YouTube a tutti i miei tatuaggi e alla storia che c'è dietro ad ogni tatuaggio. Vi ho chiesto su Instagram e tipo 88%, l'88% di voi mi ha detto sì, Nicole, fai il video dedicato, quindi lo farò. E adesso ragazzi, niente, sono un po' in ansia proprio per il tattoo, non che io abbia paura, però non lo so, boh, sono un po' in ansia. E tra l'altro il tattoo artist è un tattoo artist molto conosciuto che viene qui a Trieste, è venuto qui a Trieste specificamente per farmi i tattoo, quindi sono anche molto molto contenta di conoscerlo e di farmi tatuare da lui. Ecco, volevo farvi giusto vedere il suo profilo del tatuatore, che è Kello Tattoo, e ha fatto, cioè guardate che capolavori fa, ed è specializzato non solo, ma fa anche tatuaggi molto piccolini, che sembrano semplici ma non lo sono, e quindi wow, anche questo è bellissimo. Infatti è un'idea mia di farmi un tatuaggino di gatto Denver e gatta Stellina, ci sto pensando. Non sarà quello di oggi, ma appunto questo è il suo profilo, e so che ha fatto anche dei tatuaggi ad Andrea Damante, che io avevo conosciuto alle Maldive, so che ha fatto dei tatuaggi anche a lui, appunto è molto molto bravo, andate a seguirlo su Instagram. Sì, mio papà mi stava chiedendo poco fa perché ho questa cosa, hai visto che ce l'ha anche lei, la catenella sul cellulare? Sì, ma da fastidio, per mio papà non è comoda e quindi non ha un senso di esistere. Anch'io la penso proprio di però vabbè, sono uomini, ma sì, cioè, è carina, dai. Che tra l'altro abbiamo scoperto che la fidanzata del mio tatuatore è una mia follower! Vuoi inquadrarla, papà? Ha detto che la possiamo inquadrare ed è venuta... Papà, ma dove sta? Ma devo chiederle se è maggiorenne prima. Sì. Ed è venuta un mio incontro a Bologna nel 2015. Esatto. Bellissima sta cosa. E tu volevi farla andare in giro da sola, non ho capito. Ci mancherebbe una mia follower. Anzi, lei rimane qua. Vado io. Se vuoi tatuo lei. No. Ma tu te li fai fare i tatuaggi? Sì, ma gliel'ho fatto uno anch'io a lui. Davvero? Sì, non è il mio mestiere. No. Faccio la barista, va bene la barista. No, bellissimo il risultato. Ah! Devo dire così, è chiaro, cioè, cioè, chiaro, ecco, quelli un po' più lavoranti, troppo piccoli, fai fatica perché dopo rischi che diventa una macchia con il tempo. Quindi magari se sono leggermente più lavorati, tipo, non lo so, te la butto lì, tipo questo, per dire, più piccolo, fai fatica. Okay. Cioè, più che altro perché dopo un domani, essendo che si allarga appena la linea sotto pelle, c'è il rischio che poi dopo non si capisca più. Quindi troppo piccolo non si può fare, solo per quello. Sì, ok. Allora, a me piace molto questa. Quella è molto bella. Solo che essendo tutto corsivo così, quanto... Piccola. Adesso mi ha messo un'ansia. Ma lui fa così, però... Ti prepara il peggio. Così poi sì. Dici, ah, pensavo peggio. Esatto. Madonna, quanto è che ci mettiamo? 10 minuti. Ero partito da 2 ore. Quindi dovrei dirti solo? Esatto. Wow, velocissimo. Com'è? Ma che fa male? No, come tutti i tatuaggi. All'inizio va sempre bene, il problema è dopo quando stai tanto tempo. Perché qua non fai in tempo ad abituarti che abbiamo già finito. Boh, meglio così, toh.
papà tecnologico che hai. Hai visto? Sei stato velocissimo. Te l'ho detto, ma adesso ti riprendo alcuni punti. Hai detto 10 minuti, ma non era una bella. Perché adesso devo anche riprendertela. Ah. Ti piacciono i tatu, papà? No. Ma se ce n'hai uno anche tu? Ma sì, perché ero bambino. Ah. A 15 anni sono i 10 anni di adesso. Ah, a 10 anni ti hai fatto il tatu. Io la farei centrata con la mano, cioè nel senso che sia dritta. Quindi così, come la stai tenendo adesso, esatto, con la curvatura o così o dall'altra parte. Lì è proprio come piace più a te. Io la farei più... decisamente così? Sì, tutta la vita. E facciamola dritta, no? Sì, io la farei dritta per dritta con la linea, sì, della mano. Sì, esatto. Cioè nel senso... Vai. Ok, appoggia pure la mano. Papà ci tiene particolarmente a farvi vedere le lenzuola bellissime che ha appena preso di Pierre Cardin. Mi ha detto: vai, fai vedere alle tue follower che gli piacerà sicuramente. Ecco, ragazzi e ragazze, commentate per cortesia, scrivete quanto sono belle le lenzuola. E qui a Trieste mi sono arrivati dei pacchetti mentre io ero in Olanda, e qui c'è, in particolare sono contenta perché questo non vedevo l'ora di spacchettarlo, e sono i nuovi rossetti della nuova linea di make up di Vanessa Giletti, ed eccoli qua, sono 5 liquid lipstick. Eccoli qua, devo dire il packaging stupendo con questi dettagli dorati, devo dire veramente molto molto bello ed elegante. Eccoli, ne ho swatchati 3, i miei preferiti, che sono YOLO, 90s Babe e My Own Boss. Questo rosso è qualcosa di stupendo, ma sono veramente tutti super super pigmentati, sono veramente super coprenti e hanno un profumo di vaniglia buonissimo, quindi ringrazio tantissimo Vanessa e sono super felice finalmente di poter provare i suoi lipstick. Dateci un'occhiata perché sono veramente veramente stupendi. E poi altre cosine che mi sono arrivate da Diego Dalla Palma, che mi mandano le cosine a Trieste. Non so esattamente quando è arrivato questo pacchetto, ma c'è il My Toy Boy Mascara, che tra l'altro già ho e adoro. Poi c'è una palettina di ombretti. Questa palettina è bellissima. Sono tutti colori appunto molto naturali, nude, anche un pochino più scuretti. Alcuni shimmer, alcuni satinati, altri opachi. Molto molto carina, devo dire. E poi c'è questo rossetto che come finish penso sia shiny, qui c'è scritto soltanto lipstick, ma è veramente un bellissimo bellissimo rosso, e ve l'ho swatchato, che è questo in basso vicino al mio bracciale, anche questo molto molto bello, un pochino più acceso e un pochino più giallo come sottotono rispetto a quello di Vanessa Giletti, molto carino. E poi all'interno del pacchetto c'era anche questa matita occhi, che se non sbaglio è di colore nero, sì, è una matita di colore nero che va sempre benissimo perché ne uso tantissime. Da RVB Lab invece mi sono arrivati i nuovi fondotinta, sono idratanti, e mi hanno spedito tra l'altro 6 colorazioni diverse. Molto interessante questo, anche se per me forse, essendo che appunto sta arrivando il caldo, forse possono essere un pochino troppo idratanti per me, che ho la pelle mista, però sicuramente se avete la pelle secca sono super super interessanti. E poi ci sono anche 2 pennelli, sempre nel nostro pacchetto, eccoli qua.
e 3 ciprie compatte, cipria compatta setificante in 3 colorazioni diverse, c'è la 11, la 13 e la 12. Ed eccola qui, questa è la numero 11, la più chiara, che è anche abbastanza chiara anche per me, e all'interno c'è anche la spugnetta, molto utili questi compact per quando siamo in giro. Packaging minimal ma molto carino. Ragazzi, mi sono cambiata, oggi sono super di corsa, ho preso una bottiglia di vino, mi sono cambiata perché avevo troppo freddo e adesso sono arrivata da Valentina, cioè sono arrivata nel senso sono in ascensore adesso e sto andando appunto a trovare Valentina e Max, penso ci sarà anche Riccardo. Prendiamo una pizza e appunto ci beviamo un po' di buon vino che non li vedo da quasi 5 mesi. E abbiamo preso la pizza, io ho preso la margherita con l'uovo. Buon appetito! Sto e Miro, ciao! Ma come? Con la videocamera? Ma guardalo! Ciao ragazzi! Oddio! E questa è Sicily. Sicily! Dove va? Ciao patatina! E tu? E tu? Mi viste le mosche finte? Io gioco ma solo con il mio papà, con te no! Con te no! Voglio il mio papà? Ah sì, forse, ma proprio... Mi viste le mosche finte lì sul vetro? Oh mio Dio! Cos'è, scotch? Ah, un pezzettino di carta nero. Le mosche finte. Ma che coda meravigliosa! Posso accarezzarti? Posso? No? Posso? Sì? Ok? No, no. Che? Ma perché ho così paura? Ma perché ti ho così tanta paura? Sì, si spaventa. Forse è la fotocamera. No, non graffia, no, stai tranquillo. No, ma non voglio neanche spaventare. Ui! Che paura, ho terrorizzato. Strano, okay. È terrorizzato. Sicily no, Sicily non ha paura, ma non c'ho tempo per me in questo momento. Non c'ho tempo per me in questo momento. Cosa? Ha delle zampine minuscole, Sicily. Guarda il gatto d'esposizione. No, vabbè. Mamma mia. Ma veramente potreste portarlo alle mostre? Come? Guarda come sta. Mamma. Sei bellissimo. E se ti accarezzo? No, non mi toccare tu. Tu non mi toccare. E io ti ho toccato. E io ti ho toccato. E io ti ho toccato. Non se ne è manco accorto, cioè. No, ma comunque stai tranquilla, non graffia. No, ma sì. No, no, non graffia, non graffia. Cioè, se lo accarezzo che non se ne accorge, va bene. Sei bellissima, sai che anch'io ho un gattino tutto bianco? Tu sei tutta bianca e un poco tigrata. Sei tutta bianca e un poco tigrata. Miro ancora non vuole che io mi si avvicini. Ciao, Miro. Ecco, certo, va bene. Ciao, Sicily. Cigola. Sei bellissimo. I polpastrelli sono tutti neri, uno rosa. Un po' rosa, un po' neri. Gni, 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 gni. Un involtino primavera. Ciao.
tutti. Eccomi ragazzi, tornata a casa, il mio trucco sarà un disastro ormai, sono un pochino alticcia dopo tutto il vino che abbiamo bevuto, devo essere onesta. Ah, comunque piccola parentesi, in realtà volevo chiedervi una cosa tecnica. Dopo il video di ieri mi avete scritto che le scene erano un pochino troppo traballanti e quindi ieri avevo attivato lo stabilizzatore standard, ma oggi l'ho messo proprio alla massima potenza e quindi adesso dovrebbe essere le immagini insomma dovrebbero essere super stabili, quindi fatemi sapere se vedete ancora l'immagine tremolante in questo video oppure no. Adesso appunto lo stabilizzatore è super attivo alla massima potenza, però mi zooma un pochino di più le immagini, però fatemi sapere se preferite la qualità così oppure come il video di ieri. Comunque sono strafelice di aver visto Valentina e Max, veramente strafelice. I gatti sono cresciuti tantissimo, Sicilia e Miro, mamma mia, Sicilia è rimasta un pochino più piccolina, Miro è gigantesco. E, però sì, mi ha fatto super piacere, non c'era Riccardo, ma spero di vederlo comunque prima di ripartire. Domani vedrò Giulia e Lia, sono contenta di aver rivisto mio papà. Non penso purtroppo di riuscire a rivedere Neil, perché lui, volevamo in realtà vederci domani a pranzo, ma lui sta in Slovenia adesso da sua mamma, e se io dovessi andare in Slovenia non credo che il mio tampone fatto 48 ore fa sarebbe più attivo, quindi poi dovrei rifarne un altro per poter tornare in Italia solo per andare 10 minuti di macchina oltre confine e tornare, quindi un po' un casino. E poi Neil deve ripartire subito perché poi giovedì mercoledì lavora a Bologna, quindi un casino, non penso di riuscire a vederlo, il che mi dispiace tantissimo perché volevo rivedere anche sua mamma, però fa niente. E mi dispiace un pochino perché quando sono a Trieste non ho tantissimo tempo per filmare, per parlare con voi nei vlog, anche perché quando rivedo i miei amici dopo tanti mesi, tipo mi dispiace stare lì, tipo con la videocamera, prima cosa, ciao Bru! Quindi sì, in questi giorni che sono qui appunto i video ci saranno, però saranno appunto un pochino più all over the place, perché cerco di portarvi con me quando posso, ma appunto in Italia sono veramente una trottola quando vengo, perché cerco di vedere tutti e di fare tutto quello che devo fare in pochissimo tempo, quindi sì, anche se i video non sono lunghissimi, spero comunque che vi piacciano. E questo è quanto ragazzi, sono strafelice dei miei due nuovi tattoo, non vedo l'ora di farveli vedere, però aspetterò che guariscano per bene. E poi vi farò, se non li vedrete prima per sbaglio, ma vi farò il video dedicato proprio appunto a tutti i miei tattoo e quando guariranno, quindi penso tipo tra una settimana, due settimane, una cosa del genere. E niente, mia family, io adesso mi metterò a montare questo video, così sarà online domani puntuale alle 17:30. Ho letto tutti i vostri commenti comunque sotto il vlog di ieri, mi avete scritto in tantissimi che vi sono mancata, mi siete mancati tanto tanto anche voi, e sono felice di essere ritornata e non vi abbandono più, quindi vi mando veramente un bacio ragazzi, gigante. Il bacio più grande, più forte che abbiate mai ricevuto vi arriva direttamente da Trieste fino a voi, fino a te che mi stai guardando in questo momento. Bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio, siete pronti per l'abbraccio, 1, 2, 3, abbraccio forte. Io vi aspetto domani, sempre puntuali, alle 17:30. Ciao!